fossero inseriti, se la sentissero propria. Ed è dopo 30 anni, posso dire, almeno da che si è avverata questa roba. Noi abbiamo fatto un sacco, mi scuso, io assumo la responsabilità, essendo il coordinatore, qualche giorno fa deve prendere sta rogna. E noi abbiamo fatto oltre 100 provini. Noi come Cordiale non abbiamo segnalato nessuno, anzi io ho segnalato una sola persona, che era, perché gli abbiamo chiesto che dovevano tenere conto anche delle loro esigenze sociali. Quindi quella persona che io ho segnalato era una ragazza madre, c'aveva il fratello disabile e la madre anziana, e abitato lunghissimamente a Cordiale. Questa è l'unica, se la volete chiamare, raccomandazione che io ho fatto. Io ho detto fatela, inseritela, perché c'ha un bisogno vero, vero. Come sono state scelte anche altre persone. Quindi questa è, ha scelto giustamente il regista, ma anche la produzione, perché devono fare un film che abbia, oltre che avere uno spessore, devono avere i soggetti che fanno diventare un bel film. Quindi noi non entriamo, io non sono un regista, quindi non ne faccio, vedremo il risultato alla fine sostanzialmente. L'unico auspicio che posso fare, vediamolo insieme se è possibile, ma il nostro è un auspicio. Chiudo con un po' di questione. Appena arrivati ci hanno detto il titolo: non è così come pensi. Ah, noi ci stava proprio, come si dice, a fagiolo, nel senso che è Cordiale, non è così come pensi, è un'altra storia. Dopo un po', io l'altro giorno stavo mandando una cosa, ciao, guarda che hanno cambiato il titolo, si chiama Scusate se esisto. Meglio! Meglio! Perché se leviamo lo Scusate se, grazie anche a loro, Cordiale esiste e c'è un'altra storia, e non è così, non è così. Allora, quindi, anche gli attori non sono stati, secondo me, ci avevano questo. Poi io ho scritto una lettera personale a Riccardo, che gliela consegno, questa è personale, però penso di interpretare quello che è. Poi chiamo un attimo anche Sandra, che gli abbiamo scritto due righe, se le leggi ci fai una cortesia. Poi tu devi fare l'imitazione della Ubova, perché sei brava, è la tua, e questa è la vostra. Se la leggete molto siamo un po' convinti, voi ci avete dato un po' di semi, speriamo che non siano transgenici, che non si possano riprodurre. Quindi speriamo, quando avremo capito che hanno germogliato le piante, vi chiameremo insieme a Guendalina e speriamo che, come si chiama, di festeggiare insieme una cosa che secondo me... Devo leggere la lettera? Cioè, allora, ciao Sandra, calma, non tanto, sorridente, disponibile e attenta a quanto ti facevamo presente o ti suggerivamo alcune attenzioni. Non si chiama solo disponibilità per fare il vostro lavoro al meglio. Noi crediamo, anzi siamo certi, che è questo tuo modo di porti sia andato oltre e hai fatto sì che ci sentissimo coinvolti, partecipi, inseriti in un film che mette in mostra il mitico serpentone che ha fermato il Ponentino. Così recita ancora oggi questa leggenda metropolitana, non è così come pensate. Lo hai fatto con naturalezza e ci hai fatto sentire amici. Il nostro è un grazie che sappiamo ci darà frutti e quando questi potremo raccoglierli ci piacerebbe che fossi con noi. Estendi questo nostro invito al tuo staff con cui abbiamo collaborato con il piacere di esservi utili. Pino Galeota. Mica posso... No, però quella lì non c'entra niente, quella è una storia personale. Cara Paola e Raul. Raul non c'è. Ma non mi viene tanto bene. Benvenuti a Cordiale, potremmo scrivere tante cose belle su di voi, potremmo, come si dice a Roma, dirvi che siete bravi, belli e buoni. Pure a me? Ti ringrazio. Potremmo dirvi che ci piace... erano miei. Potremmo dirvi che ci piace la vostra sensibilità umana e sociale, potremmo dire che la vostra attenzione a chi non gliela fa la condividiamo. Invece... vogliamo dirvi un grazie perché farete conoscere Cordiale in tutta Italia con occhi diversi e contribuirete ad abbattere muri e pregiudizi togliendogli di dosso parte dello scusate se e a fargli dire dopo 30 anni esisto. Pino Galeota, sapete di interpretare la nostra comunità. PS, quando, come detto a Riccardo e Sandra, quando raccoglieremo i frutti ci piacerebbe che foste con noi. Grazie. Riccardo.
Allora, intanto io diciamo limitarmi a pochissime cose. Una è ringraziarvi, perché quando si va in casa d'altri si è sempre ospiti e noi siamo stati ospitati bene, siete stati gentili con noi e insomma, abbiamo un po' rotto le scatole in questi giorni, però siete stati molto gentili e collaborativi. E poi solo una piccola cosa ai ragazzi, diciamo, ovviamente ringraziamo tutte le persone di Corviale, tutte le fasce d'età, però in particolare ai ragazzi e ai tanti ragazzi anche che abbiamo prominato e che ho conosciuto qui alla scuola, ma anche qui dentro i lotti. Io adesso faccio il regista, però prima di fare il regista ho fatto la mia vita, insomma, la mia vita è cominciata con mio padre e mia madre che avevano un banco al mercato. Questo lo dico perché non si parte così, cioè non si arriva a risultati, diciamo, discreti, ma a fare un lavoro che uno sogna di fare nella vita solamente avendo alle spalle una forza economica, insomma. I miei sono stati molto bravi, hanno fatto molti sacrifici e questo lo dico perché forse, siccome ho sentito molti ragazzi che hanno il sogno del cinema, insomma, di fare un mestiere bello come il nostro, però è un mestiere, è un lavoro, quindi bisogna impararlo, ecco, bisogna fare un percorso. Io penso che sia molto difficile, ma sia possibile per tutti, anche per i ragazzi di Corviale. Io lo auguro a tutti, ecco, un futuro importante. Stiamo lottando da 5 anni affinché questo avvenga. E questo può avvenire anche a Corviale, ma ci dobbiamo avere le strutture per farlo e non essere vandalizzati da qualche furbetto o da qualcuno che fa altre cose nella vita. Allora, ci dobbiamo dare una mano. Per realizzare anche quel pezzo di sogno che Riccardo ci consegna e che noi abbiamo come comunità dimostrato che lo possiamo fare, perché i produttori hanno bisogno dei luoghi dove è possibile con facilità produrre, inserirsi e quant'altro. No, ma il film è molto semplice, insomma, è la storia di una giovane ragazza, insomma, di una donna che nasce in un piccolo paesino dell'Abruzzo di 300 abitanti, quindi è donna, nasce in provincia, ce l'ha un po' tutte contro, diciamo così, però vuole fare l'architetto, pensa che fare le case sia una cosa bella e quindi rincorre questo sogno. Va all'estero, lavora bene, studia molto, prende un sacco di riconoscimenti, poi a un certo punto decide però che il suo paese è questo, che l'Italia è il paese in cui è nata e quindi ci vuole tornare, fa un percorso al contrario rispetto a quello che adesso è, diciamo, la tendenza attuale nel nostro paese, cioè torna invece che partire, andando incontro ovviamente a tutta una serie di problemi quasi inevitabili, insomma. E quando abbiamo pensato a questa storia, a questo percorso, abbiamo pensato appunto al mestiere dell'architetto e al valore etico di questo mestiere, perché non è solo tecnica, è anche, come dire, no, anche conoscenza, anche creatività, ma è soprattutto anche in alcuni casi, in molti casi, la voglia di fare bene il proprio mestiere, quindi anche dare, come dire, una svolta etica al mestiere dell'architetto. E quindi ci siamo messi un po' su internet, mi ricordo un pomeriggio d'estate con gli sceneggiatori, con gli scrittori, che una è Paola, gli altri due si chiamano Giulia e Furio, e abbiamo cercato un architetto importante a Roma, una persona che ci potesse in qualche modo indicare, no, il suo percorso. Abbiamo cercato ovviamente tra le donne e io non credo che sia un caso che sia uscito fuori, poi tra l'altro è uscito fuori anche in molti siti, cioè veniva fuori questo nome che è appunto il nome di Gwendalina, che insomma è una donna che ha ovviamente tutta la nostra ammirazione per il percorso che ha fatto e anche per quello che ha fatto qui a Corviale, insomma, ecco, forse però è lei che ne può parlare in maniera più. Che cercherà di fare quello che ha fatto. No, io sono un po' in imbarazzo, ma diciamo
Corviale è nel mio cuore, perché per un caso, veramente devo dire un caso, che forse poi non esistono i casi, ma in questo caso c'è, cioè, io ho cominciato a lavorare alla scuola, ho vinto la scuola, io sono quella che sta facendo la vostra scuola, e ho cominciato quindi ad avere a che fare con la comunità del Corviale. Abbiamo fatto degli incontri con gli abitanti, con i bambini, con tutte le persone ovviamente che avevano i genitori delle persone della scuola. E a un certo punto io ho detto, ma io ho fatto due progetti, uno di minima, che ovviamente era quello con cui di cui io avevo il budget, che era pochissimo, forse si poteva fare qualche cosa ma molto poco, e uno di massima, quale volete? E ovviamente tutti hanno cominciato a dire, ma a noi ci piace quello grande in cui smonti il teatro, fai delle cose grandi, smonti il patio, ci piace. Allora siamo andati dal comune e abbiamo detto, ma qui noi abbiamo pochissimi soldi, quindi non possiamo fare granché. E loro ci hanno detto, beh, vabbè, ma li troviamo. E quindi con un fantastico responsabile del procedimento, che sarebbe una parte del comune di Roma che mi ha seguito, che si chiama Mauro Martini, che voi conoscete benissimo, abbiamo cominciato questa vicenda della scuola, che poi, insomma, devo dire, è più avanti del quarto piano, perché chiaramente è cominciata prima, quindi tra poco spero che possiamo inaugurare la scuola. Dopodiché c'è stato un concorso per il quarto piano del Corviale e tutti mi hanno detto, beh, ma fallo tu ormai del Corviale, vabbè, facciamolo. Era un concorso internazionale, quindi tutto sommato c'erano anche persone molto importanti. E devo dire che così, forse appunto, questo amore del Corviale, e ho vinto anche questo. E quindi abbiamo cominciato a lavorare al famoso quarto piano. E è venuta questa bella idea così del chilometro verde, che poi è l'idea che loro hanno visto su internet e quindi hanno preso, andando sapendo tutto ovviamente già del progetto anche prima di incontrarmi, e quindi è iniziata questa avventura. Ovviamente un'avventura che voi sapete è stata complicata, perché per 4 anni addirittura il progetto è stato fermo, e quindi io avevo perso anche un po' le speranze, però le speranze, no, sono sempre l'ultima a morire. Quindi noi penso che questa cosa adesso, come si sono messe le cose, anzi grazie anche all'aiuto loro che renderanno questo progetto visibile almeno in tutta Italia, spero anche fuori dall'Italia, e quindi lo faremo. Però ecco, è veramente, devo dire, questo Monica c'ha ragione, c'è una sorta di energia che è uscita fuori così anche anche nei progetti, no? E quindi in tutti noi. Quindi io sono molto legata, ormai Corviale è ovviamente nel mio cuore, e quindi speriamo di riuscire a fare sia la scuola che il quarto piano. Grazie. Ma insieme al quarto piano abbiamo altri 19 milioni di euro, pari a vecchi 39 miliardi, per mettere in sicurezza tutte le scale, e sono 5 anni che vengono fermati, prima da Buontempo e adesso, diciamo, tra la disattenzione anche della politica in generale. Come si dice a Roma, non si portava in groppa nessuno. Allora, è su questa battaglia, proprio per questo motivo siamo stati riconosciuti come persone indipendenti, nonostante le nostre idee, che portavano avanti sui contenuti il progetto. Poi il film ha anche un altro, no? Mi pare che ha anche un'altra, diciamo, anche un altro aspetto, che è quello delle donne. Qui vedo molte donne in sala, e devo dire che con Paola ne abbiamo parlato molto, anche con Sandra e con Riccardo. Chiaramente il problema delle donne è fortissimo nel nostro mestiere, che è un mestiere totalmente maschile, chiaramente, ovviamente, perché abbiamo a che fare con le costruzioni. C'è ancora molto da fare, purtroppo, nel nostro paese, cosa che a me rende sempre un po' più incredula, perché io pensavo veramente che fossimo uguali, ma purtroppo ancora non è così, devo dire, non è così assolutamente. E quindi questo film, diciamo, c'ha anche questa bella, no? Questo bel messaggio che addirittura, no? C'è un trucco, non so se si può raccontare, che dell'uomo che esca. No, niente, vabbè, c'è un piccolo trucco che si racconterà poi. Non ho detto niente. Che vedremo nel film, c'è un trucco divertente su questa questione, molto. C'è un barbatrucco, esatto. Quindi diciamo che realmente poi questo è in effetti uno dei temi importanti sul quale purtroppo siamo ancora lontani anche dai nostri cugini, diciamo, del nord.